Fra Alberto Onofri e appartengo alla Fraternità Francescana di Betania. Io sono Fra Maurizio Luparello e anch'io faccio parte della Fraternità Francescana di Betania. Abbiamo accompagnato un pellegrinaggio di bikers tedeschi, li abbiamo assistiti spiritualmente. Durante il pellegrinaggio abbiamo fatto diverse tappe e oggi pomeriggio ci siamo ritrovati qui a San Paolo fuori le mura per celebrare insieme una santa messa. C'è stato anche un momento molto importante in cui alcuni bikers hanno ricevuto come segno di appartenenza un giubbettino di pelle, che è il segno normalmente di questi club di bikers, però molto particolare perché ci sono dei segni cristiani molto chiari ed evidenti che servono come testimonianza quando si incontrano con altri bikers durante i raduni. All'inizio ci può sorprendere perché quello che può essere l'immagine o l'apparenza dei biker può destare un po' di sospetto, però ci siamo messi in viaggio con delle persone che abbiamo scoperto essere veramente particolari e che vivono la fede in un modo profondo, e quindi è stata un'esperienza anche di fede condivisa e di comunità. I biker li abbiamo incontrati circa 3 anni fa, abbiamo conosciuto il fondatore del gruppo, Jesus Biker, il dottor Thomas Draxler, e abbiamo conosciuto anche sua moglie da Schaffenburg, a pochi chilometri da Francoforte. Circa un anno fa ci hanno proposto di partecipare a questa iniziativa come assistenti spirituali del pellegrinaggio. Questa motocicletta è stata benedetta da Papa Francesco il 29 maggio in Piazza San Pietro e anche firmata da Papa Francesco, è stata riportata in Germania e ha viaggiato con noi in un pulmino ed è stato il simbolo un po' di questo viaggio di pace che abbiamo fatto con i bikers. Verrà messa all'asta e ricavato verrà devoluto all'opera missionaria pontificia per costruire una casa bianca in Uganda per i bambini poveri. Salutiamo tutti i lettori di Aleteia e tutti coloro che hanno seguito questa vicenda in questi giorni, vi ringraziamo e vi ringraziamo anche per il supporto e per le preghiere che fate per noi. Pace e bene. Pace e bene.